Ponte, in diretta dal terzo livello della Grande Mela su Radio Bella Monella e Radio Peter Pan. Grande giornata naturalmente calcistica, beh, un po' meno per il Lellas, però oggi c'è anche il CEO e perciò noi ci colleghiamo come sempre con il nostro grande Olindo Filippi. Ciao Olindo, come va? Olindo? Eccoci qua, ho avuto una vaga, aspetta, Olindo, ti sento ben, non tanto bene. Pronto, ci sei? Mi senti adesso? Ah, ti sento meglio adesso, sì, ciao. Sì. Sempre, no, tutto bene, abbastanza sì, bene. Un po' meno per lei la Sverona, che sì. Questa partita sciagurata. Sciagurata, sì? Sì, una partita sciagurata, insomma, abbiamo visto cosa è successo a Cittadella, sì. Insomma, una partita che sembrava proprio da portare a casa. Sì. A mani basse, sì. e invece dopo insomma, siamo stati ciappati e superati, insomma. Ho capito, adesso vedremo questi 8 minuti cosa può succedere, cosa potrà succedere, ma insomma. Cosa vuoi, insomma, sarà dura, sarà, vabbè, comunque dai, era una trasferta così vicina, sembrava, hanno preso il 21, cosa hanno preso, il 30 per andare fino a Cittadella, il 14 a fare capolina lì, all'ospedale maggiore, dopo avanti fino a Marchesino, fermo lì perché va a fare la scuola lì. Ho capito. E insomma, oggi invece Chievo incontrerà la diretta concorrente di Arriva per la Solvenza, sì. Il Siena, sì. La squadra del Cini, la squadra del Tosta, come scuola di dottore, mi stessa Sassacosmi. Insomma, anche lei senza gol, tutto testa e capelli. Vedere. Oggi è una partita delicata per mister Corini. Certo, Giulio Corini, se ancora porta a casa 3 punti, insomma, o manco un punticino striminzito. Si apre una piccola crisi, direi. Si apre una crisi, sì, ci immagino. Speriamo. Dai. Allora, senti Olindo, io direi di sentire qualche telefonata. Cosa dici? Proviamo? Sentiamo chi c'è, dai. Sei pronto? Buongiorno, sì. Per caso un'informazione c'è, Ritta? No, guarda, Ritta non c'è, è andata via, sai, niente, mi spiace. Ciao, chiama più tardi. No, non chiamare più tardi, lascia stare. Sentiamo un'altra telefonata, voilà. Eccola qua, pronto? 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 Sì, pronto? Ciao, sono Monica. Ciao Monica. Monica? Sì, sono la Monica da Siena. Ah, da Siena? Sei cugina della Monica? Cugina. La cugina del secondo grado di Monica. Toscana, ho capito. Toscana di Siena. Ciao, come stai? Ciao. Bene? Abbastanza bene, diciamo. Abbastanza bene. Sì. Oggi finalmente sono contenta. Si va a casa, si va a Verona. Rincontro la mia cugina. Ah, tua cugina. Mangiate insieme, Mangiate insieme? Si è mangiato. Certo! Che faccia? Sì, no. Ho capito. No? Certo, si mangia sempre, gli porto la ribollita. Ho capito. La porto direttamente da Siena, Toscana. La Toscana. Ecco, anche se non sono proprio di Siena, sono più vicina a Firenze, però simpatizzo per il Siena. Simpatizzi per il Siena, ho capito. Va bene, allora dai. Sono delle contrade dell'Oca! Ci picchia. Come, scusa? Della contrada dell'Oca. Ah, la contrada dell'Oca, sai, ho capito. E sì. C'hai la voce squillante. Quest'anno l'ho cambiata. L'anno scorso ero della contrada dell'Anara. Ah, dell'Anara, ho capito. L'anno prima della contrada del Pito. Ah, del Pito, ho capito. Certamente. Ma esiste ogni anno la si cambia contrada. Ah, ogni anno cambia contrada. Va bene, dai. Senti, ecco. Va bene, volevi fare una domanda a Olindo? Il nostro. No, non so nemmeno chi è Olindo. E vabbè, pazienza. Io capisco, dite sì, Maria. Ecco appunto, allora, niente, volevo solo lì, forza cena. Forza. E speriamo oggi di fare 3 punti. Vabbè, speriamo di no. Va bene. Un saluto alla mia cugina. Ok, la tua cugina. Ciao, Maria. Ciao, ti ha sentito. Ci vediamo anche, ciao, Maria. ciao. Ragazzi, qua che telefona a farsi le sue storie, insomma. Non è rapido. Chi sono? Se mi trovo altre, o no? Appunto. E usano la radio, ma penso un po'. Va bene, sentiamo un'altra telefonata. Ok, pronto? Pronto, ciao, sono Benito. Ui, la carissimo Benito, ma guarda che. Perché chiami adesso? Spiegami perché insomma. Così insomma, ho visto Camilla partita del Verona ieri. Vuoi parlare di calcio? Oh, bene, perfetto. Sì, insomma,
sento che parlate di calcio, mi simpatizzo. Bravo, per il Verona. Bravo. Sento... Lei è la mia seconda casa, il Verona. Oddio, Mantova, Verona è vicina, insomma. No? Le vicine, 40 chilometri, 47 chilometri. Poi non dà, il Mantova non dà soddisfazione ultimamente, no, calcistica. No, altri ormai, il Mantova... siamo ormai finiti in seconda divisione, addirittura non so neanche più, siamo andati in fallimento. Allora hai visto la partita, ti è piaciuta la partita? No, questa è una partita di merda. Ho capito. Va bene, Benito, grazie, è stato un piacere. Prego, sentirti. Ciao caro, ciao. Questo è il Benito da Mantova. Pronto? Pronto, ciao. Ciao, sono Stefano. Sì, ciao, ascolta, Stefano. Ciao. Volevo domandarti, ma adesso puoi ricordare come funziona di col recupero, per piacere? Come funziona col recupero? Sì, con la partita, come funziona adesso? Dunque, devono decidere una data adesso. Sì, insomma, ricordalo. Ricordo, lo sto dicendo. Sì. Devono decidere una data, appunto, dove faranno questo recupero. E la partita rinizierà dal momento in cui è stata sospesa. Okay? Perciò... Ho capito, ma i giocatori. Sì. Ma come funziona? Uno può mettere i giocatori che vuole? No, devono avere i giocatori che appunto erano presenti in campo, altrimenti niente. Okay, da fare. In panchina? In panchina, questo non lo so, però presumo che anche la panchina. Se uno va. Quando la recuperano e si fa male, cosa succede? Questo non lo so. E non può giocare, come fanno? Questo lo so, mi informo, va bene? Posso informarmi? Informati, dai, informo. Me lo dici poi. Stefano, guarda, mia premura fartelo sapere, va bene? Grazie, ciao. Okay. Ciao Stefano, ciao caro, ciao. Sì, no, ascolta, posso rispondere io? Grazie Olindo, scusa, avevo dimenticato che c'eri. Sono l'ultimo rumore, caro. No, scusa Olindo, figurati. Dimmi, rispondi pure tu. Ma niente, dovrebbe essere che se per caso, diremo, un calciatore nel frattempo si fa male. Viene sostituito con uno che è in panchina. Ho capito. Con uno che è nella lista dei convocati. Nella lista dei convocati, ACP. Che speriamo bene. Se ne fa male un altro, sì? Si va, se ne piglia un altro nella lista dei convocati. Certo. Insomma, se ne fa male un altro, che bel mai non si cacca. Certo. E poi il cool code, quel che ti schizzi col cellulare, fa andare dei siti. Sì, certo, ok. Come se ne fa male, insomma, al ritorno, se ne fa male tutti. Nemmeno che te vaglia la Madonna del Monterico. Madonna, va bene, andremo dalla Madonna. Si succede. Perfetto. Ecco. Va bene, ok, dai. Olino, un'altra telefonata, spazio per un'altra telefonata. Sì, sentiamo un'altra telefonata. Eccola qua, sempre pronto. Pronto, ciao, sono Beppo da Borgo Ciodo. Beppo da Borgo Ciodo, ciao caro. Beppo da Borgo Ciodo, ciao. Ciao Beppo, come stai? Bene, io sto bene, tu come stai? Abbastanza bene, saluto Olindo, saluto tutti quanti. Sì, era... sì. Scusa, porta pazienza. Sì, porta pazienza. Praticamente, no. Sì, sempre dei Ascari, era. Che tacca che ho. Ascoltami. Le bevo, se fa uno nato a Borgo Ciodo come me, proprio di Soca. Ma dov'è Borgo Ciodo? Guarda la pazienza. Borgo Ciodo, lei lì, Borgo Trieste, Borgo Ciodo, lì, Borgo Venezia, Trieste, dai. Sento lì a guardare il Pelle Iuvi. No. Non so che era. Il Pelle l'uomo. Allora, niente, mi voleva fare una domanda, insomma, sì. Al buono Lindo. Sì, certo. Sì, dai, fai presa per questa voce qua, un po' la mia sospettisce. Sì? Ma... No, lei è la prima volta che telefono. Sì? Sentiamo, dai. Sì, perché di solito sono sempre alla domenica, sono sempre più le pine, no? Sono sempre l'idrio. Sì. E ho capito anche da me alla sesa era. Sì, ecco. Sì, ok. Allora, niente, dimmi. Volevo domandare anche una roba. Dimmi pure. Allora, no, cioè, io mi sono chiesto una cosa. Tutto sto programma, sta cosa, incensa sto allenatore. Sì. Cioè, sto allenatore sta vivendo un po'... Ti ricordi, spiego? Sì, dici? Perché insomma sono 16 partite, sì. Che il Verona va a vantaggio e poi viene raggiunto. Cioè, allora, qua c'è qualcosa che non va, spiego. Allora, secondo me il problema sta nell'allenatore. Allenatore? A squadra non sta più a seguire l'allenatore, spiego. Cioè, gli staremo contro. Dici. Allora io ci avrei una provocazione. Fai. Dopo le feste natalizie, che ci stanno tre settimane di pausa, no? Sì, cioè, i giocatori se ne stanno tre settimane a grattarsi, da con l'iPod, eccetera. Perché non fa una sorpresa, mi spiego. Che sorpresa? Richiama un vecchio allenatore che poi è stato l'unico che ha dato un vero gioco all'Hellas Verona, e cioè come si chiama il principe Giannini?
Giannini, è il principe che sì. è l'unico a sì. aver lasciato un buon ricordo a Verona, certo, a, quasi alla stregua dei Prandelli sì. o dei Bagnoli, addirittura. Mi spiego. Come no. Ed è l'unico a aver dato, il gioco era paragonabile al piccolo Barcellona. Addirittura. Ah, Little Barcellona. Va bene, dai. Personalmente okay. vogliamo salvare la squadra e la sì. stagione del Verona che sì. c'ha una Ferrari in mano, ma la stanno a guidare come una Panda 4x4. È vero. Vabbè, sì, proviamo, dai. Ok, sentiamo. Richiamiamo Giannini. Va bene, grazie, grazie caro Beppo da Borgo Ciodo, vuole richiamare Giannini. Olindo, cosa ne pensi? Ascolta, ho aperto il cinema. Si è aperto il cinema. Ma cosa fa? A sentire sta gente qua? Ma stiamo scherzando? No, vogliamo mettere in discussione un mister come Mandolini? Ma no, non ne penso neanche. Appunto, non ne penso neanche. Ho tolto le pastine. Va bene, dai, va a prendere le pastine. Ok, dai. Va bene. Ci vediamo, grazie, grazie Olindo. Grazie carissimo. Ciao, alla prossima.